Buona domenica e ben ritrovati a tutti voi amici followers sulla mia piattaforma, canale ufficiale YouTube. Vedete anche dall'immagine di copertina, oggi parleremo di Master Mille, in particolare nello specifico dell'imminente torneo di Parigi-Bercy, che praticamente precede il rush finale tra le WTA Finals Riyadh dal 2 al 9 novembre, l'Enisto ATP Finals dal 10 al 17 novembre e infine la famosa Insalatiera dal 19 al 24 novembre, Davis Cup a Malaga. Ma torniamo a Parigi-Bercy, dove praticamente Sinner giocherà dal secondo turno o contro Shelton contro Auger-Aliassime, Musetti giocherà contro Struff, Coballi contro la wild card Gasquet francese, Arnaldi contro il numero 13 Casper Ruud, Dardery contro Greggspor olandese, Berrettini contro Popirin. Berrettini, credo, piccola modifica allo staff, c'è stata un'interruzione, credo, con un collaboratore appunto della sua formazione principale. I potenziali quarti di finale: Sinner versus Fritz, Zverev versus Rublev, Dimitrov versus Medvedev e Ruud versus Alcaraz. Quindi, che dire, siamo davvero agli sgoccioli di questa stagione, considerando che questo appunto è l'ultimo, diciamo, Master 1000 stagionale. Ci apprestiamo, come ho detto già all'inizio, a vivere le WTA Finals, la Enito ATP e la Davis Cup. Chissà, diciamo, come dicemmo già nel video dei Six King Slam, già magari pregustiamo una possibile finale alla Davis, se tutto va secondo, diciamo, le nostre forze e capacità qualitative dell'Italia, contro la Spagna, contro Alcaraz, contro Rafa Nadal, che ricordiamo ha ricevuto una racchetta d'oro in Arabia Saudita. Quindi ovviamente dopo Nadal, magari molti immaginiamo che il prossimo no, a rinunciare all'attività attiva su un campo da tennis potrebbe essere Novak Djokovic, ma il tempo ci dirà dove sta la verità. Bene, noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Prima della chiusura volevo fare i complimenti a Bagnaia per la vittoria di quest'oggi nell'ennesimo successo stagionale, però è mancata a volte la costanza, quindi certo ci può essere ancora possibilità, credo, di vittoria del titolo mondiale, ma Martinator va davvero forte. Ciao a tutti, ciao!